Vending Show Paris, siamo allo stand di Rea Vendors SPA e ci troviamo in compagnia di Andrea Pozzolini, l'amministratore delegato dell'azienda. Andrea, è un gran piacere riaverti nuovamente qui ai microfoni di VendingTV.it. Come sai, il piacere è sempre mio. Quindi siamo qui, siamo tornati finalmente anche a Parigi e siamo molto contenti di vedere che è molto vitale l'ambiente, quindi siamo pronti a presentare tutto quello che noi abbiamo di buono per questo mercato. Sono tante le cose che in questi 5 anni avete da presentare qui a Parigi. Non dimentichiamo che la fiera Vending in Paris manca proprio dal 2018 e dunque è ritornata anche con tantissimi espositori italiani. Certo. Ma per quanto riguarda noi, mi limito alla nostra esperienza, 5 anni fa presentammo una proposta soprattutto in abbinamento alle macchine del caffè con le macchine del freddo e quindi una soluzione che poi abbiamo ribattezzato Barahoe, nel senso proprio dell'acqua. Oggi invece siamo qui perché presentiamo con grande orgoglio proprio la nostra nuova linea di macchine freestanding, che pensiamo sia molto molto calzante per questo mercato. L'abbiamo sin dall'inizio pensata proprio anche per questo mercato, che è un mercato importante per il mondo delle freestanding ed è quella che un po', diciamo, si intravede alle mie spalle. Ma non è, insomma, le altre macchine poi hanno seguito lo stesso corso di innovazione, di miglioria, anche di nuovi modelli nel mondo delle tabletop che sono esposte sempre qui oggi e quindi siamo molto fiduciosi che questo mercato riceverà le nostre proposte con grande interesse. Macchine che nel frattempo, nell'ultimo periodo, nell'ultimo biennio, sono state multipremiate. Ma diciamo che più che le macchine in sé sono stati i concetti che le macchine poi racchiudono dentro, perché poi alla fine fra la macchina premiata, che è l'emblema dell'idea che l'azienda ha di come andare a gestire un momento di ospitalità, poi la declinazione in quello che è la quotidianità, perché poi deve tener conto che la macchina è comunque uno strumento di lavoro e operativo, è quella che noi abbiamo cercato di fare al meglio e di portare dentro le nostre macchine che sono qui esposte. Mostra che ormai è estremamente frequentata, perché ho visto che oggi siamo al secondo giorno, ci sono davvero tantissimi espositori. Devo dire che sono molto contento di questo, perché avevo qualche, così, non dico perplessità, ma qualche timore, che viene ovviamente dal fatto che per 5 anni tu non sei più stato qui, quindi pensavamo ma magari andiamo lì e facciamo un pochino presenza, no? E poi siamo solo fra di noi, tanto per dirla semplice. In realtà no, c'è molto interesse, ci sono molte persone anche di tutti i settori che stanno girando per la fiera e questo è molto importante anche per tutto il nostro settore. E questo mi dà motivo di dire anche che l'altra grossa novità che noi portiamo è che abbiamo investito molto in questi anni per la struttura francese, noi contiamo molto sul livello di servizio, abbiamo incrementato la nostra struttura proprio per dare un maggiore livello di servizio, abbiamo anche nuovi volti più giovani che hanno chiaramente anche le idee giuste per andare verso il futuro. Uno è qua davanti a me, approfitto, lo chiamo. Vieni Stefan, vieni qui insieme a noi, vieni. Grazie, ecco. Mille. Ci stringiamo nel campo così, ci vediamo. Stefan... Stefan, tu parli italiano? No, I can understand a little bit, but I cannot speak Italian. What is your role? My role is I'm a sales director in France, and I need to develop the business in France. With a new strategy, new organization, we need to close for the customer, to develop all technology, all quality, all customer service. It's very important for us, and now we can say we have some success in France. Good luck for your mission. Grazie mille. E allora, grazie Stefan, dopo aver augurato buona fortuna per la sua missione, perché è davvero una missione, voi fate macchine che sono assolutamente all'avanguardia e talvolta hanno un passo in più. Questo io spero che tu abbia sempre ragione quando dici queste cose.
Noi quello che cerchiamo di fare è di intercettare quelle che sono le tendenze di un mercato che sta cambiando. I bisogni del consumatore. Assolutamente, il mercato del vending è un mercato purtroppo che ha ancora molto da cambiare, perché il consumatore chiede molto di più e l'ha chiesto in tempi brevissimi e quindi il mercato si sta adattando. Noi ci siamo mossi per tempo, per guardare avanti, e continuiamo a guardare avanti perché pensiamo che il segreto per poter lavorare bene sia soddisfare poi il consumatore finale, al di là di poi quello che è l'utilizzatore della nostra macchina. Perché non dimentichiamolo mai, il consumatore finale è l'unico vero giudice anche e soprattutto dei vostri prodotti. Assolutamente sì, anche perché poi alla fine tutto si riduce, ho bevuto un buon caffè, se è un buon caffè è buona anche la macchina, se il caffè è cattivo purtroppo anche la macchina fa la sua cattiva parte. Ed è purtroppo proprio così. Andrea, noi ci rivedremo a questo punto a Venditalia 2024, la fiera delle fiere del vending, che sarà l'anno prossimo in una nuova sede a Rho, che quindi insomma avremo anche tanto più spazio. Più prestigiosa, quindi non vedo l'ora, insomma. Stiamo già preparando qualcosa. Voi sarete a Host quest'anno? Assolutamente sì. Allora mi sa che ci vediamo anche lì, magari riusciremo a carpire qualche novità da proporre a tutti loro. Andrea, grazie per la collaborazione. Grazie ancora e saluti a tutti. Grazie.